Ciao ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un prodotto veramente interessante, Autin Nano. Una macchina per il caffè alimentata a batteria, leggera e compatta, pensata per un utilizzo outdoor. Riprendo fiato e la vediamo insieme. Come sapete, mi arrivano un botto di mail da parte di aziende che vogliono regalarmi prodotti di ogni tipo in cambio di un po' di visibilità qui sul canale. La maggior parte è roba vista e rivista, non particolarmente interessante, quindi in genere rifiuto. Questo Autin Nano invece ha attirato la mia attenzione, quindi adesso vediamo com'è fatto e come funziona. Io non sono un gran consumatore di caffè, per la verità non lo prendo quasi mai nel quotidiano. Le uniche occasioni in cui mi piace berlo è quando sono fuori per un trekking o per un'escursione. Sia perché la preparazione del caffè è un gesto che mi fa sentire a casa, è un concedermi un piccolo sfizio. E questo fa bene allo spirito, mi aiuta a sentirmi meno solo quando sono da qualche parte in un posto sperduto. Sia perché magari la notte ha tirato un vento allucinante e non ho chiuso occhio e mi serve un piccolo boost per ripartire. Con questa macchina si può preparare un espresso da zero. Basta avere un po' d'acqua e un po' di caffè, che sia in polvere o che sia in capsule, perché arriva fornito di entrambi gli adattatori. Qui sopra si mette l'acqua. Per preparare un espresso normale ne bastano 50 ml e poi si chiude il tappo. Qui sotto si svita, questo è l'adattatore per il caffè in polvere, si apre e si riempie con il misurino in dotazione. Ecco fatto, va riempito per circa l'80% e pressato per bene, sempre con il misurino. Poi si chiude, si inserisce, si avvita. Il caffè uscirà da qui, questo funge sia da tappo che da tazza. Un clic per controllare la carica residua della batteria, adesso è al massimo, tutti i led sono accesi. Mentre se tengo premuto, lui emette un segnale acustico che mi avvisa che è partita la preparazione del caffè. Per prima cosa scalda l'acqua e possiamo controllare l'avanzamento del processo tramite questi led che si illuminano man mano che la temperatura si alza. Quando ha fatto, emette un altro segnale acustico e automaticamente parte l'erogazione. E poi si stoppa da solo. Il caffè, ragazzi, è pronto in circa 3 minuti ed è veramente notevole, fa lacrimina come quello del bar. Non dico che arriviamo a quei livelli, ma per me è un ottimo caffè. La capacità della batteria consente di preparare fino a 5 espressi prima di doverla ricaricare, mentre se lo alimentiamo con dell'acqua già calda si arriva
fin quasi a 200 erogazioni. Occupa il volume di una borraccia da mezzo litro e pesa poco più di 700 grammi con acqua e caffè già inseriti. So che esistono dispositivi portatili per il caffè outdoor anche più leggeri e più piccoli di questo, ma vanno alimentati con acqua già calda, quindi bisogna comunque avere appresso anche un fornello. Questo è leggermente più grande, ma abbiamo tutto in un'unica macchina e ciò può essere un vantaggio. Se esco dalla mattina alla sera magari il fornello non lo porto, però posso comunque preparare il caffè per 5 persone. È un prodotto di ottima qualità che a me è piaciuto un sacco e secondo me valeva la pena mostrarvelo. Io lo utilizzerò in ambito outdoor, ma si presta benissimo ad essere utilizzato anche in altre situazioni. Immaginate uno che fa il camionista, il corriere, il rappresentante e che si ferma magari 4 o 5 volte al giorno per prendere il caffè al bar. Immaginate quanti soldi potrebbe risparmiare con uno di questi. Se pensate che faccio al caso vostro e intendete acquistarlo, utilizzate il link che trovate in descrizione, che è un mio link personalizzato e che mi permetterà di percepire una piccola commissione sul vostro acquisto. Spero che questo video e Outin Nano vi siano piaciuti. Ringrazio l'azienda per avermelo fornito gratuitamente e voi, come al solito, per la visione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.